tenuti a freno in questo giro lanciato, in questo giro di preparazione dal regolamento, ma pronti a sfrecciare quando il semaforo verde sarà convalidato. Quindi Giovanni Tarpellone, Luigi Tarpellone in prima fila, Barbaiola Andretta in seconda, Nannini e Osina in terza, Giannini Vandetto in quarta, Grandi Torreggiani in quinta, Tonali Ranieri in sesta, e gli abbiamo migliori e la sfida si parte dunque con il primo dei 10 giri per quanto riguarda la categoria Mini Academy, gara 2. Prima curva e subito in fila l'uno dopo l'altro i kart protagonisti di questa sfida. Gara 2 Mini Academy. Qui davanti due Zappellone e Barbaiola, protagonisti. Prima curva in cui è abile Giovanni Zappellone a tenere la testa davanti a Simone Barbaiola e a Luigi Zappellone, che ha detto di testa che rischia di prendere il largo, prova a tenerli a palla, e non è una rabbia di Sandro Carinini. Con il numero 11 che teniamo sul rettilineo di partenza per vedere il più del suo regolare, invece viene molto bene la prima posizione Giovanni Tartaglione, poi Luigi Tartaglione, Simone Tartaglione, quarto posto Alessandro Carini, poi Fantetto, Rovina, Nannini, Torreggiani, Grandi, Tonali, sono ben 9 atleti in meno di 3 secondi. Nove piloti in meno di 3 secondi, dunque grandissima competizione, qui sono in 21 sul percorso, quindi bisognerà fare attenzione al grande traffico che da qui alla fine si andrà a caratterizzare in questo tracciato. Intanto bandiere gialle, poco prima della quadra per l'uscita di pista, prova a far ripartire il proprio kart, vedete, non facile gestire la tensione in queste situazioni. Di davanti viene Giovanni Tarpellone con il passo del giro sul lavoro 1.07, quando sempre non si possessero per l'occasione del primo giro, con tutti in fila, vediamo subito con Tarpellone davanti a Luigi Tarpellone, poi Alessandro Carinini che è riuscito a salire in terza posizione, a seguire Michael Rosina in quarta, perde qualche posizione Riccardo Tonali, è finito in settima posizione, poi via via tutti gli altri con Simone Barbaiola, protagonista dell'uscita di pista che l'ha costretto a perdere la momentanea seconda e terza posizione e dunque a riprendere dalla ventunesima, un po' il passaggio proprio di Barbaiola, ventunesimo in questo caso. La prima partita, la prima partita, vincente questa sfida con l'altro 31 carte sul tracciato, vediamo Giovanni Tarpellone a tenere sempre la testa, il vantaggio non è poi così facile da contenere mentre massima attenzione ai distacchi tra Edoardo Andretta numero 55 e Stefano Ranieri numero 79 in lotta per la lucesima dodicesima posizione con Riccardo Tonali, passa anche Barbaiola che ha recuperato una posizione rispetto al resto del gruppo, Fernando Zanini, l'ultimo di parlare nel corso di questo giro, attenzione siamo nel corso adesso del passaggio di Michael Rosina che è andato in vantaggio con 875 millesimi su Giovanni Tarpellone e il secondo e tre su Luigi Tarpellone, a seguire tutti gli altri con
Battista Torreggiani che scende al decimo posto, quindi quarto giro completato con Rosina, Zappellone, Giovanni, Luigi Zappellone, poi Carellini quarto, Valdetto quinto, Matteo Nannini sesto, Alessandro Ragni settimo. Il bel treno di piloti lì davanti, staccati di una seconda e mezzo in quattro, attenzione alla traversata di Giovanni Zappellone che sta cercando di andare a prendere meglio la Rosina. Tra di loro c'è una doppia di tre a fondo di scompiglio, ormai con la Rosina fa la praticata dietro Giovanni Zappellone e Luigi Zappellone prendono una ritrova, non riescono a continuare in distacco con Rosina che passa in questo momento 1-0-8-146 con il Zappellone con il numero 99, Giovanni Zappellone 1-0-2-4-114, Luigi Zappellone 1-0-3-86 per lui Zappellone c'è un solo decimo di differenza mentre Michael Rosina è lì davanti, magari fare attenzione ora perché il tandem composto da Giovanni e Luigi Zappellone che aveva chiuso il primo e secondo posto gara 1 sta cercando di cambiare marcia anche in gara 2, dunque Michael Rosina 1-0-1-8-146, Giovanni Zappellone 1-0-2-4-114 con un ritardo di 1 secondo 443 dal leader, 1 secondo 5 ritardo di Luigi Zappellone da Rosina, ma sembra che i due riescano trascinando poi con loro di Alessandro Carellini e Luca Pantetto a rientrare su Michael da Rosina che avrà la passata di Cacchirino d'arrivo, un ritardo di scatto precedente, ha guadagnato un decimo Michael Rosina su Luigi Zappellone che ha sopravvantato nel frattempo Giovanni Zappellone, attenzione però c'è anche l'inserimento di Alessandro Carellini che va ad infastidire il tandem di piloti che stanno inseguendo Rosina e Zappellone. Si è sfilacciato a causa e i motivi sono passi la situazione in zona. La battaglia con nel frattempo Alessia Chiarello che è passata al 17° posto, Simone Morandi al 18° e poi al 19° Filippo Pagnaschi prova a recuperare con Rosina Parpagliola e raggiunto il pallone in 20° posizione, quindi la riuscita di strada e non gli ha permesso di rimanere agganciato ai migliori e tutto di davanti per la prima Rosina con l'1:159 poi a 3:09 Giovanni Zappellone, a 4:02 Alessandro Carellini, a 4:08 Luca Vanzetto, a 4:09 Matteo Nannini, mentre buon recupero da parte di Davide Buono che sale in ottava posizione subito dietro Alessandro Grandi. Deve aumentare il proprio vantaggio Michael Rosina che ha un secondo lotto di tenere su Luigi Zappellone e poi dietro sono quattro ravvicinatissimi in mezzo secondo ben quattro piloti. La pronta l'ultima curva prima del rettilineo Michael Rosina per Luigi Zappellone, siamo al giro numero 8 con il ritardo di Zappellone che supera i 2 secondi e poi attenzione perché Giovanni Zappellone ha 4 secondi e mezzo ma è incalzato da ben 3 atleti alle sue spalle, Carellini, Vanzetto e Nannini, un treno poco raccomandabile per chi precede. Per avanti se avete in grado di guadagnare Michael Rosina invitiamo nel frattempo i piloti della categoria Academy a raggiungere la grande griglia. Academy che era per tutti la categoria che andremo a vedere quest'oggi, poi il team Open Super Academy. Avete dal duello il traguardo tra Simone Morandi e Simone Parpagnola per il 19° posto, mentre nella frattempo Michael Rosina che scende sotto il minuto 59.26 accelerare con il passare del 1.5, attenzione però alle sue spalle Luigi Zappellone
che è secondo con un ritardo di 1.06 da Rosina, terzo a 4.06 Giovanni Tappellon, quarto a 5.03 Alessandro Caini, quinto a 5.07 Matteo Nannini. Non ci sono contestato, dunque siamo all'ultimo giro per coloro che guidano la graduatoria. Rosina che potrebbe fare un bel lancio in avanti dopo il sesto posto ottenuto in gara 1, dovrebbe aggiudicarsi in gara 2, vediamo se riuscirà a farlo. Davanti a lui non c'è nessuno al momento attuale. Rosina che sembra aver leggermente rallentato dietro Luigi Tappellone, ora riceviamo, ma il distacco è decisamente troppo ampio per pensare di farsi soffiare la prima posizione. Allora Rosina di vantaggio per il primo posto, seguito da Luigi Tappellone, terza posizione per Giovanni Tappellone, poi Cerenini, Nannini, Vantetto, Grandi, settima posizione. Vediamo se Davide Romano riesce a chiudere in ottava posizione con il nostro campo per il secco di dunque chiude Michael Rosina in prima posizione davanti a Luigi Tappellon, terzo posto per Giovanni Tappellon e dopo aver vinto gara 1 chiude il terzo gradino del podio. Ho fatto primo posto, in gara 1 è andata bene, ho fatto secondo con la pioggia, in gara 1 invece ero secondo per tutta la gara. Ho attaccato troppo tardi il primo, però non sono riuscita a soppassarlo, però ho avuto fortuna perché è stato squalificato perché era sottopeso. È stata una bella gara. E la prima gara sotto il bagnato sono arrivato primo con tanto di distacco. Invece la gara 2 sono arrivato secondo. La gara in asciutto, quella in bagnato non molto. Per quanto riguarda questo circuito qui a Precenicco, ci sono dei punti in cui ti senti più a tuo agio? Beh, mi sento a mio agio sulla chiocciola e ho un po' di non c'ho molta difficoltà sul resto.